Scioperiamo oggi per lavorare domani. L'automotive merita di più. È il titolo dell'iniziativa che si è svolta questa mattina in Piazza Carità a Napoli e organizzata dalle segreterie territoriali di UGLM, AQCFR, FISMIC, CONFSAL. Un presidio che rappresenta un'importante occasione per promuovere una riflessione collettiva e portare alta la voce dei lavoratori che affrontano le criticità che interessano il settore automotive di fondamentale importanza per l'economia del nostro territorio, del paese e dell'Europa, affermano i manifestanti. Ai nostri microfoni Luigi Marino, segretario generale UGL Campania, Giuseppe Raso, segretario generale FISMIC CONFSAL Napoli e Caserta, e Gaetano Panico, segretario generale UGL Napoli. Ascoltiamo. Oggi l'UGL scende in piazza, a Piazza Carità a Napoli, come in altre 7 regioni italiane dove insistono gli stabilimenti di Stellantis, a sostegno del settore dell'automotive che sappiamo strategico per il paese. Subito dopo consegneremo al prefetto un documento con delle nostre proposte per farsi indirizzate sia al governo centrale e sia all'Europa, per far sì che questa transizione energetica sia più graduale e non metta in ginocchio un intero comparto. Purtroppo anche noi del sindacato forse ci stiamo svegliando un po' troppo tardi. Questa manifestazione probabilmente doveva arrivare un po' prima. Siamo in un punto veramente molto critico, speriamo di non essere nel punto del non ritorno. Siamo convinti che attraverso la manifestazione, attraverso diciamo, il nostro pugno fermo nei confronti di Stellantis, ma anche del governo che deve fare la parte sua, perché questo mondo di lavoratori è importante che tenga in Italia.